Siamo come che le pili porteranno nel forno il migliore in campo oggi nella partita pareggiata contro il Cotrongiano. Se 0-0 è, come si suol dire, quando la palla non entra non è solo colpa degli attaccanti ma è anche merito dei portieri. Hai fatto degli interventi a dir poco miracolosi. Qual è stato il più difficile? Vabbè, magari il primo, il più difficile, perché l'ha messa in mezzo e si è trovato solo a tu per tu, ma non male sono riuscito a prenderla. Non meritavamo la sconfitta, dai, magari è giusto anche il pareggio oggi per come sono andate le cose, perché non abbiamo giocato come altre volte, non, soprattutto il primo tempo avevamo un ritmo bassissimo, però ci stanno anche queste partite. Il Cotrongiano è una buonissima squadra, lo sapevamo già, e pazienza, adesso proviamo ad andare a Valledoria e fare qualcosa di buono, anche se sarà difficile visto i due squalificati e certo, le due espulsioni che anche sarà difficile, una partita dura, però noi ci proveremo lo stesso. Ecco Michele, tu sei rimasto a Forni, sei uno dei sopravvissuti, diciamo, della vecchia gestione. Che cosa è cambiato rispetto al passato? Come è riuscito mister Fronteddu in così poco tempo comunque a darvi un'identità? Rispetto all'anno scorso, secondo me abbiamo un gruppo molto più unito, nel senso che magari l'anno scorso c'erano dei diverbi tra di noi, perché la squadra era buonissima, avevamo anche l'anno scorso un ottimo allenatore come Marco Marchi. E quest'anno però siamo più uniti, ci aiutiamo di più, siamo partiti bene, partire bene conta tanto in questi campionati. E adesso magari stiamo un po', oggi abbiamo trovato un po' più difficoltà, sembravamo anche stanchi secondo me, non so perché, però ripeto, ci stanno queste partite. Certo, sono certo. Contento dell'ambiente, di tutto, come sempre, questo è il quarto anno che faccio a Forni, quindi se sto rimanendo vuol dire che un motivo ci sarà. Sì. Benissimo. Certo, poi ti fa compagnia Claudio Sau, sì, che certo. In difesa come al solito ci mette una pezza, no? Ci ha abbandonato Luca quest'anno, però siamo rimasti sempre due tonaresi qui fedeli al Forni, diciamo. Certo. Adesso magari a dicembre chiederete al nuovo presidente di prendere magari per le vacanze di Natale Marco Sau, che ha fatto una doppietta all'Inter oggi, giusto per gradire, no? Marco è un grande, si vedeva sin da quando eravamo ragazzini, abbiamo la stessa età, siamo cresciuti insieme, e si vedeva, aveva una marcia in più, aveva una voglia di fare allucinante, poi capiva subito quello che gli dicevano gli allenatori, lo capiva prima degli altri, ha una forza della natura. Speriamo continui ad andare bene. Certo. Lo seguiamo tutti, ma penso che tutta la Sardegna in generale lo stia seguendo, perché fa piacere anche avere un ragazzo sardo nel Cagliari che faccia bene, quindi che sta dimostrando anche in Serie A di già poter far bene dopo l'ultima stagione in Serie B, no, ovviamente. Eh sì, meno male, sono contento. È arrivato anche Marco, è arrivato tardi nel giro dei professionisti, perché è arrivato a 17 anni nella primavera del Cagliari, l'ultimo anno disponibile. Infatti, meno male, è stato fortunato. Certo, siamo certo. Tutti contenti per lui. Assolutamente. Ecco, Michele, tornando invece al vostro campionato, tu ti sei confrontato con tanti portieri forti, quello che ti è piaciuto di più qual è stato? Ma quest'anno sia come anche parlando di campionato, secondo me è un campionato rispetto agli ultimi quattro che ho fatto in promozione molto equilibrato, quindi anche i portieri, secondo me non c'è un portiere che spicca, secondo me mi sono piaciuti sia i fuori quota, per esempio della Dorgalese, mi è piaciuto Ruggio, ha giocato contro di noi, poi vabbè all'Anorese c'è Daniele Corsi, sono stato anche suo secondo, Daniele non si discute, e hanno un secondo portiere come Sandro Cussu, tanto di capo, che è un lusso, possiamo dire, lusso avere il secondo portiere così. Però anche il fuori quota, anche il fuori quota dell'Usinese mi è piaciuto tanto, adesso non mi ricordo, Tanca, Pietro Tanca, un bravo portiere. Ma non, ogni squadra sicuramente ho provato, anche lo stesso Sandro Sanna del Tonale è un buon portiere, anche l'anno scorso è stato decisivo per la vittoria del campionato a Tonale. Trovo che secondo me i portieri siano, ci sia un bel giro di portieri quest'anno, non è come gli altri anni che per esempio avevi un Zani che spiccava di più, quello che sentiamo è l'ex presidente che è stato finito male. L'ha finita male, ha trovato il suo giusto mestiere, eccolo qua. Michele, invece per lottare per le prime posizioni, secondo te in che cosa dovete migliorare? Purtroppo siamo una squadra secondo me poco esperta, perché alla fine siamo giovani, se togliamo Giuseppe Cocco che ha sempre disputato campionati di alto livello, gli altri siamo tutti, anche oggi per esempio le due espulsioni, ci potevamo anche evitarle, anche se sono cose che capitano benissimo, però purtroppo
anche l'espulsione di Christian è stato un fallo, cioè si poteva evitare la seconda ammonizione, sicuramente non l'avrà fatto apposta, infatti è dispiaciutissimo anche. Certo. Però dobbiamo maturare in quello, perché la squadra secondo me è buona, abbiamo un buon ambiente, come ho detto prima un buon gruppo, però dobbiamo migliorare tanto. Certo, certo. Però sono contento quest'anno perché anche se manchiamo, per esempio, dall'11 titolare, se manca un giocatore, quelli che entrano alla... Avete molti più di cambi, effettivamente. Molti più di cambi, si fanno sempre trovare pronti. Infatti io glielo dico sempre a tutti i giocatori, poi con la storia dei quattro fuori quota, si stanno dimostrando anche molto più maturi rispetto agli altri anni. Per esempio un Giuseppe Bua, che è sempre stato capitano, quest'anno sta facendo molte partite in panchina. Pasquale Carta, lo stesso, ne sta facendo molte in panchina. Eppure si stanno mettendo al servizio della squadra e stanno dando il massimo ogni allenamento, quindi... Certo, l'importante è farsi trovare pronti, certo. Benissimo Michele, noi ti ringraziamo, ti facciamo i complimenti ovviamente per tutti questi anni con la maglia del Forni, ad avere un punto di forza della difesa, e poi chi vedrà le immagini si farà un'idea di quello che sei stato capace di fare oggi, davvero. Se la partita è finita 0-0, se è mancato il gol, la colpa, il merito è anche tuo, e soprattutto tuo. Allora, se mi porti così fortuna, avviene ogni così, se faccio queste parate, va bene. Certo, certo. Grazie ancora Michele Pilli e in bocca al lupo per le prossime partite. Grazie.